In queste immagini ciò che resta di una coltivazione di fragole in serra. Ma le pere non sono da meno e in tale stato nessun frigo le comprerà più. Per non parlare dell'uva e addio Lambruschi. Così vigneti, frutteti, seminativi e aziende agricole sono in ginocchio e i danni si contano per decine di miliardi. Insomma è drammatico il bilancio della grandinata che ha colpito la bassa. Nei giorni scorsi era toccato la pedemontana, ieri all'area delicatissima dove sono concentrate le produzioni di vino DOC. Tutto è cominciato dopo le 19, acqua e grandine a catini con chicchi grossi come noci, epicentro a Solara, ma il territorio è stato sconvolto sino a San Prospero. I tecnici delle associazioni di categoria e gli stessi coltivatori sono tutti in allerta stamane per fare una prima stima dei danni. Guerzoni è un agricoltore di Gorghetto, poche parole per esprimere un grande travaglio. Guerzoni, un disastro ieri, qual è la zona più colpita? È la via Carate, Solara, da San Prospero fino al Bottegone. Da quanto tempo non vedevate tanti danni? Una ventina d'anni, nella nostra zona qua. Potete quantificarli così a occhio? Ma nel frutteto sarà sul 80%, nel frumento un po' meno, ma i danni saranno un 40, penso. Voi siete assicurati? No, niente assicurazione. E quindi come fate? Tiriamo avanti, proviamo ad andare avanti così, sperando in un altro anno. Ancora in mattinata, in alcune aree, la grandine non era sciolta, strade e fossi sono rimasti ostruiti per ore. Adesso lo spettacolo è da day after. Rami, tronchi, foglie, terriccio e fango dappertutto. Sono bastati 10 minuti per ridurre così mesi di fatiche. È certo che verrà chiesta la calamità naturale, ma come noto ognuno intanto dovrà rimboccarsi le maniche.